Ciao a tutti ragazzi e ragazze, Settennio 2000 è tornato e devo già porvi le mie scuse perché oggi avrei dovuto postare la mia sesta puntata della rubrica F-Serie oggi, ma purtroppo ho avuto veramente molto da fare con la scuola e non ho neanche avuto il tempo di allenare il Pokémon. Ma non demoralizzatevi perché questa puntata la recupereremo nei prossimi giorni della settimana che verrà, senza tralasciare la puntata che farò il venerdì prossimo come da programma. E oggi ho solo il tempo di fare questo piccolo video dove impareremo, faremo un altro tutorial e impareremo a preparare un delizioso PS4, ovvero un panino Super 4. Super 4 vuol dire che sono stati i membri della Lega Pokémon a inventare questo tipo di panino. Di cosa avremo bisogno? Allora, avremo bisogno, se vi ricordate il tutorial precedente, avremo bisogno di questo strumento, quello per fare le palline di gelato, che mettiamo qua. Abbiamo bisogno di un bicchiere, mettiamolo qua. Avremo bisogno di molta, molta Nutella, tantissima Nutella, buonissima, che mettiamo qua. Oltre alla Nutella, però, questo panino richiede varie preparazioni, ci servirà anche del parmigiano reggiano, ovviamente il coltello per spalmare la Nutella. Non può mancare il pane Coop, quello che ti si sgretola in bocca. Oltre a questo avremo anche sempre del mais dolce Coop, di quelli che si tagliano con un grissino. Poi avremo del tonno mare aperto, questo qui taglia i grissini, è talmente duro che davvero non si può mangiare. Dolcissimo in fondo, oltre a un pacchetto di Wurster Coop, ovviamente convenienza, avremo anche una pera. Beh, ciancio alle bande, iniziamo subito, mettiamo via questa roba. Iniziamo la preparazione di base di un buon PS4, un panino Super 4. Allora, prendete il bicchiere e riempitelo d'acqua calda, deve essere davvero bollente. Molto bene, l'ho riempito di acqua veramente bollente, aia. Ora, cosa dovete fare? Prendete il coso per le palline di gelato, ok, lo mettete dentro. E mettiamo da parte finché non si sarà ben raffreddato. Alcuni di voi si chiederanno perché non l'hai preso già l'acqua fredda. Perché l'acqua fredda, vi rispondo subito, non elimina tutti i batteri che si trovano nel. Bene, prendiamo il mais e mettiamolo da parte. Poi prendiamo i Wurster e mettiamoli da parte. Prendiamo il tonno e mettiamolo da parte. Il parmigiano reggiano e la pera ci serviranno più tardi. Per ora mettiamoli da parte. Allora apriamo il pane. Ovviamente la sua apertura che constata la mia teoria del fatto che questo pane faccia veramente cagare. Bene, abbiamo le nostre due fette di pane. Prendiamo la Nutella, apriamola. Prendiamo con il coltello, andiamo a ravanare proprio sul fondo, ce n'era anche poca. Allora andiamo a prendere la nostra Nutella. Andiamola a spalmare delicatamente sul nostro, se si staccasse, sul nostro panino, che schifo. E una volta spalmata la Nutella, potremmo dire di aver quasi completato il nostro PS4. Molto bene, prendiamone un'altra manciata. Ok, bene, adesso che sto facendo un bordello. Allora, adesso che abbiamo completato il primo strato di Nutella, chiudiamo il panino e mettiamolo un attimo da parte, ovviamente. Ora, cosa dovremo fare? Dopo aver messo da parte il panino, ormai la colla si sarà asciugata e il nostro bicchiere sarà duro come una roccia. Mettiamoci dentro anche il coltello e lasciamolo raffreddare sempre di nuovo. Allora, cosa bisogna fare? Prendete la pera, la inserite nella Nutella. Così, bene, ora la vostra Nutella ha un nuovo tappo. Prendete il mais e il tonno e metteteli da un'altra parte. I Wurster non ci serviranno perché noi abbiamo finalmente creato il nostro PS4, ovvero un semplice panino con la Nutella. Bene, anche per oggi è tutto. Da Settennio 2000 vi saluto, ci rivediamo alla prossima puntata dove spero di riuscire a mettere la mia sesta parte della rubrica che sarà oggi. Da Settennio 2000, ciao a tutti!